Oh, disgrazia delle disgrazie. Oh, sventura sono. Quale stregoneria, una sconvolta momento del mio padrone. Eccomi qua. Oh, finalmente. Il signore sia con voi, buone donne. Bacio le mani, signor curato. Santino, voglio il santino. Dopo, Nella, dopo. Prego, prego, madre. Dunque, Mastro Don Nicola, avete detto di fare presto. Eccomi qua, che succede dunque? Che accade? Cose terribili, illustrissimo reverendo. Il mio signor padrone si è improvvisato cavaliere errante. È andato in cerca di avventure nelle quattro parti del mondo. Si è portato appresso mio marito Sancho come scudiero, lasciandomi nella miseria con queste tre creature. Si è armato di lancia, scudo e cimiero. Maneggiava di imprese eroiche contro i nemici. Quali? Tutti. E mio marito si è portato via anche l'asino. Ditemi, sante donne, si alzava di notte, vedeva fantasmi, parlava da solo. I libri, illustrissimo reverendo. Quei maledetti libri della cavalleria che leggeva tutti i giorni. Sono essi che hanno fatto uscire di senno mio zio. È vero, signor curato. Ah, che il diavolo si li porti quei libracci. Per colpa di quei libri ho perso l'asino e il marito. Li leggeva con accanimento, dava ismanie. E come? A un certo momento gettava il libro, dava di mano la spada e tirava sciabolate a dritte a manca. Ieri mi ha chiamato nella sua stanza e mi ha mostrato un armadio sfasciato. Ebbene, nipotina, mi ha detto, ho ucciso il gigante Bernardo. Dov'è la biblioteca? Di là. Fatemi strada, pia donna. Venga, su. Sì. Sì, venga. Ecco, guardi. In verità, c'è più male qui dentro che nella quinta bolgia dell'inferno. Benedica queste stanze, vostra signoria. Che non resti uno solo di questi libracci. Diamogli alle fiamme. Sagge parole, buona donzella. Ecco un campione del traviamento mentale di vostro zio. Le prodezze di Esplandiano. Signora governante, prendete questo libro e gettatelo nel cortile. Per la remissione dei suoi peccati. Amabigi di Gaula, si brucino le idee contorte e indemoniate di questo autore. Si brucino. Si brucino. Si brucino. Si brucino. Perché si salvi la mente e l'anima del mio padrone. Don Olivante di Laura, autore stravagante e presuntuoso, si bruci, si bruci! Si bruci, si bruci, si bruci! Perché torni presto a casa? Si bruci, si bruci! Si bruci, si bruci, si bruci! Si bruci! Questo è la galatea di Miguel de Cervantes, mio grande amico, Miguel de Cervantes. Ma non possiamo salvarlo per non essere tacciati di parzialità. Quindi, in cortile anche Miguel de Cervantes. E si appicchi il fuoco, perché sia salva l'anima e la mente di Don Chisciotte della Mancia, cavaliere errante e mentecatto. Scusate, cavaliere. Errante, mio scudiero. Sono un cavaliere errante e all'epiteto ci tengo. Ah. Spero anzi nelle mie future gesta di poter accumulare altri epiteti. Contento a voi? Sappi, mio buon Sancho, che ci sono i cavalieri erranti e i cavalieri di corte. Di corte è un altro epiteto. Sì, ma dispregiativo.
quei cavalieri sciupano la loro esistenza nel regge tra balli, suoni, in orge e bagordi. Chiamate le fesse. Li chiamo deboli e pusillanimi. Questi abusivi della cavalleria dormono all'ombra delle sottane di nobili femmine cui fanno spesso da cavalier serventi. Ah sì? E non ne hanno scudier serventi? No, e non hanno nemmeno dignità e onore, perché rinunciano a quella gloria che io vo cercando per offrirla alla più nobile, alla più bella, alla più gentile delle donne, a donna Dulcinea del Toboso. Il mio pensiero è sempre rivolto ad ella. Ne siete tanto innamorato? Innamoratissimo. E allora invece di andare in giro, perché non la sposate? Non posso, la mia Dulcinea è già sposata. Ho capito, volete cornificare il signor Dulcineo. Mai e poi mai quella casta donna verrà meno la sua onestà. Ma allora, quando è così, perché perdete tempo a pensarla? Perché ogni cavaliere errante deve avere un ideale di donna per cui combattere. Giammai io avvicinerò la mia Dulcinea. Giammai le mie mani la toccheranno. Giammai le mie labbra sfioreranno le sue. Insomma, amore in contumacia. È inutile spiegarti. Non sei cavaliere, non puoi capire. E sono contento di non esserlo. Io le donne le tocco, le ritocco e le bacio con lo schiocco. Ferma! Che c'è? La fortuna si assiste, Sancho. Guarda. Eccola una trentina di giganti smisurati con cui verrò a battaglia uccidendoli tutti. Che giganti? Quelli là con le braccia lunghe. Cavalieri, quelle sono mulini e le braccia lunghe sono le pale. Si vede bene che di avventure non te ne intendi. Quelli sono giganti, amico mio. E se hai paura mettiti a pregare, mentre io vuoi ingaggiare una fiera e in egual tensione seco loro. Ma che suo calore, sono mulini! Non fuggite, codarde vili creature, un cavaliere solo che vi assale! Tornate indietro, cavaliere! Anche se muoveste più braccia del gigante Briareo me la pagherete! Fermatevi! Tornate indietro! A te, Dulcinea del Toboso, offro le catombe di questi mostri! Cavaliere! Cavaliere! Lasciatemi, vigliacchi! 30 giganti contro un cavaliere normale! Addio, mi sono giocato il cavaliere. Vai! Non vi muovete, arrivo! Cavaliere, non vi preoccupate, ora vi aiuto io. Adesso vi faccio scendere. Attaccatemi, cavaliere! Non ci arrivo! Nei, piano con quelle manacce. Ma che manacce? Mani sante sono, che vi hanno risuscitato. Eravate morto, come se foste defunto. Non saranno certo quei miserabili giganti a togliermi la vita. Erredalla con i giganti, mulini sono. Adesso, prima erano giganti cambiati in mulini dal mio grande nemico, il mago Trascone. Che gli avete fatto a questo Frescone? Nulla. Odia tutti i cavalieri che fanno del bene perché è un genio del male. E cambia addirittura i giganti mulini. Trescone è capace di tutto pur di togliermi la gloria. Guardate, un gigante ha partorito. È impossibile, i giganti non possono generare. Degenerare, semmai. E allora come la mettiamo? Forse il cielo ha voluto punirmi annebbiandomi cervello perché intrapreso un'avventura senza essere stato ancora investito cavaliere. Ho capito, per ora siete cavaliere perché andate a cavallo. Io sono nato cavaliere come tu sei nato contadino. E secondo le leggi dell'ordine equestre, prima di impugnare il brando, è necessario che un castellano, duca o principe, mi consacri difensore dei deboli e degli oppressi. Cavaliere senza macchia e senza paura. A me fatemi consacrare solo scudiero senza macchia, perché de paura ne ho tanta. Andiamo in cerca di un castello. Devo farmi investire in mantinetti. Andiamo. Quale isperata fortuna! Quello è il castello del duca Luisito Pedrante de Pancera. Era un castello. Ho l'impressione che questo duca di Pancera se la passi un po' maluccio. Che dici? I suoi banchetti e i suoi ricevimenti sono rinomati in tutta la Spagna. Sarà. Guarda, notte e giorno gli araldi sono appostati sui merli.
Ecco, ci hanno visto e annunciano il nostro arrivo. Senti gli squilli di tromba? Io non sento niente. Sei sordo? Gli araldi hanno fatto 4 squilli. Ne ho sentiti solo 3. 4! I 4 squilli che spettano a un cavaliere errante. Andiamo dal duca. È la persona più adatta per provvedere alla mia investitura. Andiamo, Rosinante. Che magnificenza! Hai mai visto una cosa simile, Sancho? No, mai. Capisco, non sei abituato al lusso e allo splendore. Ci sono tutti. Tutti chi? I grandi di Spagna. E che donne incantevoli. Hai visto che pensiero gentile? Hanno aspettato noi per mettersi a tavola. Mi raccomando, il baciamano e l'inchino. Inchinati, inchinati. Oh! Oh! Oh, scusate, non vi avevo visto. Che banchetto, che portate? Qua non porta niente nessuno. Io mi siedo vicino alla moglie di Panciera. Io vicino alla maglia di lana. No, tu ti siedi vicino al consigliere Fonteviva. Con tutta questa folla non riesco a individuarlo. Qual è? Quello seduto vicino alla duchessa de Fonseca. Quella signora bionda? Ma che bionda, non vedi che è bruna? Oh, scusatemi, sono emozionato. Con tanta bella gente. Senti che vinello, Sancho. Puoi berne quanto ne vuoi, questo non fa male. Beh, che aspetti a trincare? Grazie, non bevo mai fuori pasto. E allora mangia, hai un intero capretto arrosto davanti a te. Non vorrei lasciare gli altri senza. Non fare complimenti, mangiane finché vuoi. Il generoso duca Luisito è contento quando vede la tavola sparecchiata. Allora in questo momento sarà felicissimo. Adesso ti mando questo fagiano ripieno di quaglie. Va a letto, per favore, al mio scudiero. Ottimo questo fagiano, duchessa. Non trovi, Sancho? Sancho, ancora a tavola? Non vedi che sono usciti tutti? È vero, non c'è più nessuno. Sono incominciate le danze, adesso puoi folleggiare. Non bastate voi. Non fare il timido. Bisogna fare ballare le dame. Senti che musica? Deliziosa, orchestra di prim'ordine. Dove la vedi l'orchestra? Ah, lo volevo dire che l'orchestra non c'era. E infatti non c'è. È un trio, eccolo là. Liuto, Spinetta e Calasciò. Sono vostri amici? Sono gli strumenti musicali. Su, vai ad invitare quella bella ragazza dall'abito celeste. Quale, cavaliere, dov'è? Accanto alla colonna. Quella di destra o di sinistra? Di destra. Ah. E mi raccomando, non fare gaff. È la figlia del grande di Spagna de Ciabatta, la marchesina Carmencita. Marchesina Carmencita, posso avere l'onore di questo palco?
Cavaliere, la marchesina è una vacca. Cosa? Un'altra vacca? Tutte vacche! Ah, queste gentildonne! Ancora il mago Trascone. Un'altra stregoneria come i mulini per non farmi investire cavaliere. È ricorsa a un bestiale mutatesi mutandis. Potenza di mago, riempire il castello di vacche mutandosi le mutande. Ma io troverò un altro castello per la mia investitura. Giusto voi, buon uomo. Quando avverrà la metamorfosi di queste bestie, porgete i miei ossequi al duca Luisito de Pancia. Ma don Luisito è morto. Che mi dite? Così, all'improvviso. E pensare che testè banchettavasi con noi. Che testè è morto da 200 anni? Come passa il tempo? Allora fate le mie condoglianze alla vedova inconsolabile. E dove? In paradiso. Quando andrete a trovarla pure voi. Metamorfosi. Paradiso. Mutande. Ma io ammasso le vacche. Don Chisciotto ha una fame? Dio appetito, Sancho. Fame è una parola volgare. Avete ragione. Voi nobili avete appetito. Noi del volgo abbiamo sempre fame. Cerca di non averne. E come faccio? Il mio stomaco fa glu, glu, glu. Cosa intendi per glu, glu, glu? Rumoreggia. È tutto il giorno che non riceve cibo. Anzi, a quest'ora rumoreggiano e si lamentano anche quelli della mia famiglia. Vi dispiacerebbe parlare del mio salario? Affatto. E dopo anzi che tu sappia quale sarà la tua mercede. Ecco, questo si chiama parlare. Sì, ma ne riparleremo a suo tempo. Ora e dopo trovare un maniero. E se dopo non lo troviamo? Ecco, l'abbiamo trovato. Ah, finalmente si mangia. Abbiamo trovato un'osteria. Che osteria? Quello è un maniero. Osteria, cavaliere. Castello, non vedi i merli? Nemmeno un tordo. Vedo solo due donne di facili costumi. Che dici? Sono due gentildonne della corte del castellano. Due faciliere da taverna, Don Chisciotte. Fidatevi di me. Insisto per le gentildonne. Io la nobiltà la sento al fiuto. Vi siete raffreddato, avete il naso otturato. Sono due di quelle. Di queste, Sancho, di queste. Sarà. Glielo domando. La mi scusino, loro sono due di queste oppure... Oppure? Avete sentito? Sono oppure. Che significa? Non capisco. E allora chiedeteglielo voi. Mi scusino, loro sono due gentildonne o femmine di malaffare? Colleghe di tua sorella. Hai sentito, Sancho? Sono due gentildonne che conoscono mia sorella, dama di corte del marchese di Toledo. Cavaliere, se voi prendete mazze, terramazze, siete arrivato. E infatti è qui che mi fermerò per ricevere il crisma di cavaliere. Non vi dico più niente. Avvenenti donzelle, volete chiedere al padrone donno di questo castello ospitalità per me, Don Chisciotte della Mancia, e per il mio fido scudiero Sancho Panza? Vitto, alloggio, stalla e stanza. Che gli dobbiamo chiedere? Qui chi entra mangia e beve. Ah, generoso e ospitale il castellano. Avanti, entrate! Dopo di voi, gentilissime signore. Entriamo, vado a farmi investire. Entriamo, vado a farmi mezzoletto. Vi assicuro che è matto, ha scambiato la vostra taverna per un castello. Avrà la vista corta, poveretta. Ci ha fatto l'inchino e ci ha chiamato gentildonne. Ah, allora è proprio matto. Comunque il cliente ha sempre ragione. Matto o no, basta che paghi. E poi, per una sera, mi diverte fare il castellano. Questo nobile castellano deve essere molto liberale. Guarda quanti commensali al suo desco. Lo vedo, adeschiamoci e commensaliamo anche noi. Dove vai? Bisogna aspettare il benvenuto del castellano. Dov'è? Dov'è questo nobile cavaliere? Eccomi ai vostri piedi, mio signore. Il vostro nome? Don Chisciotte della Mancia. Grazie. Questo gentiluomo si mette di nome Don Chisciotte. E della Mancia è il suo casato. E voi come vi mettete? Seduto, sdraiato, in piedi. Basta che mi fate mangiare. Quest'uomo è il mio scudiero. Come si mette non conta. Io sono il duca Leone di Panzanella. Allora siete parente di mia figlia. Cosa dici? Io di cognome faccio Panza. Mia figlia si chiama Nella, Nella Panza, Panzanella.
Arguto il vostro servo, eh? Su, alzatevi, Don Chisciotte della Mancia. Grazie. Non posso alzarmi. Se non l'aiuto io con tutti questi ferri vecchi. Non voglio alzarmi. Resterò in ginocchio finché non mi accorderete la grazia che vi chiederò. Chiedete pure. Dovete armarmi, cavaliere. Armatelo, Duca Leone. Investitelo, cavaliere. Eh sì, io, Duca Leone di Panzanella, vi investo, cavaliere. Evviva! Un momento, non vale. Non potete investirmi così. E come se no? Ci vuole il tocco. Per piacere, toccatelo. Ecco, vi tocco e vi ritocco. No, con la spada o con lo stocco fisso qua. A lui piace lo stocco fisso. Se per me ci fosse un po' di baccalà in umido, preferisco. Il baccalà è finito, ma ho uno spezzatino che vi leccherete la spada. La spada non la posso leccare, sono disarmato. Datemi la vostra spada. Mai la mia, cavalleria Docet. Prendete il mio stocco. Fermo, signore. Prima dell'investitura devo fare la veglia. Fatela subito, cavaliere, così mangiamo. Che subito? La veglia dura tutta la notte. Ma allora è un veglione. Come volete, intanto sedetevi e mangiate. Per me uno spezzatino, con molto bagno e carico di patate. Bene, a voi ci penso io. Due braciola scottadito, mezza pollanca e uno spiedino di fegatelli. Grazie, ma non posso, la veglia mi impone il digiuno. E come ci arrivate a domani, così lungo, secco, secco, allampanato? Ci arriverò. Prendete almeno un boccone. Sono ben nutrito spiritualmente. Ma... Non insistete, ha una testa dura che non ci possono nemmeno i mulini a vento. Forza con lo spezzatino, è un boccale di quello buono. Subito! Per dopo, due bresciole a scottadito, mezza pollanca e uno spiedino di fegatelli. Che fai, ordini? Perché non posso. Debbo vegliare. E vegliate. Debbo digiunare. Digiunate. E tu vorresti mangiare, vorresti dormire? Io scudiero sono, non debbo essere investito. Uno scudiero deve attenersi alla bisogna. E bisogna proprio. Cavalleria Doce. Mannaggia la cavalleria, non mi potevo arruolare nella fanteria. Portate via quella roba. Questo dopo. Bando agli intingoli. Vieni, Sancho, la veglia ci attende. Mio duca, vorrei vegliare nella cappella. La cappella è in riparazione. Dovete vegliare di là, oltre la cucina, nel cortile. Forse fuori è molto meglio. Io non mangio e resto sveglio. Che barbotti, mio scudiero. È taverna, non maniero. Sancho, sto per entrare nella storia. Non è meglio se entriamo nella camera da letto? Ho sete di fama, la fama è il mio cibo. Io ho fame di cibo, ho sete di vino. Animo, fedele scudiero, presto sarai ricompensato. Già ti vedo ricco e potente al vertice della scala sociale. Tu per me sei lassù. Se vi fa piacere, basta che poi mi fate scendere. Su, muoviamoci, veglieremo camminando. E dove andiamo? Senza meta, torno. Allora se tornate io vi aspetto seduto qua. No, Sancho, non turbare la mia concentrazione. Su, in marcia.
tutti i diavoli! Andrea! Fiorina! Chi è stato? Io no, il mangiare che mi date mi basta e avanza. Non dubiterete di me, mi servo da 5 anni. Quei due. Volete dire il cavaliere? No, il cavaliere no, è troppo matto. Lui crede alla veglia e al digiuno. Deve essere stato quel bassetto. Cavaliere, vi avevo perduto di vista. Che vi sentite male? No, sto benissimo. La veglia è finita. Ora posso bere un po' d'acqua. È giusto, ve la meritate. Siete stato magnifico. E tu, fedele scudiero, come ti senti? Come il duca Panzanella, un leone. Ho seguito il vostro esempio. Mi sono nutrito spiritualmente. Bravo. Grazie. Sono orgoglioso di te. Acqua. Ti prego, un po' d'acqua. Un altro goccetto, senza complimenti. È giunto il gran momento. Fra poco sarò investito, cavaliere. Prima che arrivi il Duca Leone, vai a bardare Ronzinante e portalo qui. Subito. Venite, 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 amici! Sta per iniziare l'investitura del cavaliere Don Chisciotte! Per mano, e che mano, del Duca Leone di Panzanella! In cantino ho trovato questa. È quella che ci voleva. Ciambellani, cortigiani, gentildonne, seguitemi, a inizio la cerimonia. Don Chisciotte della Mancia! Grazie! Don Chisciotte della Mancia, aspirante cavaliere! Errante, ci tiene all'epiteto. Aspirante cavaliere errante! È un somaro presuntuoso, crede di essere un cavallo. Siete degno di entrare nella cavalleria? Sono degno, mio signore. Avete vegliato per tutta la notte? I miei occhi hanno ignorato il sonno. Avete rispettato il digiuno? La mia bocca ha ignorato il cibo. Anche la tua bocca, scudiero, ha ignorato il cibo? Io sono tutto ignorante. Con te faremo i conti dopo. Hai sentito, Sancho? Ti farà conte. In nome dei poteri conferitimi, io, Duca Leone di Panzanella, ti nomino solennemente cavaliere. Grazie. Ma datemi anche un nome di battaglia. Lui ci tiene molto agli epiteti. Ti chiamerai il cavaliere dalla triste figura. Come quella che sta facendo. Duca, possiamo avallare l'investitura? Volentieri. E ora basta. L'avete investito abbastanza. Come vi sentite, mio signore? Felice. Sono stato investito, Sancho. Sono stato investito. Ho visto. Ed ora aiutami a montare il mio destriero. La strada. La strada è la patria dei cavalieri erranti. Sì, mio signore. Niente, adesso ci divertiremo con lo scudiero, andiamo! Che fai? Te ne vai così, senza salutarmi? Buongiorno. È il conto? Quale conto, signor Duca? Sai bene che non sono un duca, che questo è un'osteria. È vero,
Siete un oste della malora. Allora paga lo scotto. Ma non abbiamo dormito, non abbiamo mangiato. E la cucina chi l'ha ripulita? Sarà stato il gatto. Fai miau. Non lo so fare. Fai miau. Non lo so fare. Fai miau. Miau. Fallo sentire ai miei amici. Miau. È vero, miau. È stato proprio il gatto a fare i ripulisti. Dammi 10 scudi, signor gatto. Il denaro ce l'ha il mio padrone. Il tuo padrone se n'è andato. Lo vado a chiamare. Fermo, tira fuori i soldi. Da dove? Non mi esce una palanca nemmeno a rivoltarmi sotto soldi. Lo vedremo. Rivoltatelo. No, ma che fa? La mia anima sia dannata se non ci troviamo di fronte a una banda di delinquenti. Bella scoperta, se ne accorgerebbe pure un bambino con quelle catene. Io sto parlando delle guardie. Sono esse che stanno commettendo un abuso di potere contro quei poveri disgraziati. Cavaliere, ma vi sentite bene? Mi sento offeso e indignato. Sai cosa dice la legge della cavalleria? Dove ci sono le guardie, tira dritto e passa via. I tuoi proverbi sono fallaci, scudiero. Seguimi. E ti dimostrerò come un cavaliere errante si comporta di fronte alla violenza e all'oppressione. Ah! Chi siete, messere? Sono il cavaliere della triste figura. Questo si vede. Con quale diritto ci avete imposto di fermarci? Il diritto della giustizia. Questo signore parla di giustizia a noi, guardie del re. Scusatelo, non ha riconosciuto le vostre divise. Ce ne andiamo subito. Fermo dove sei, Sancho. Vi ripeto che ho fermato la colonna in nome della giustizia. Voglio sapere perché quegli uomini vanno in catene. Vanno ad essere processati per i gravi delitti che hanno commesso. Quindi non sono stati ancora giudicati. Ve lo sto dicendo. E voi deportate in catene degli uomini che potrebbero risultare innocenti? Ma che innocenti? Guardate le facce che hanno. E quella del mio scudiero allora? Al solo guardarla ogni giudice gli darebbe 30 anni, eppure è un galantuomo. Messere alle corte, non intralciate oltre il mio cammino. Togliete prima le catene a costoro che hanno il diritto alla dignità di uomini liberi finché non sarà provata la loro colpevolezza. Signore, vi do 10 secondi per togliervi dalla mia strada. Signore, non mi sposterò di un centimetro. Vi restano 5 secondi per andarvene al diavolo. Scudiero, hai sentito? Purtroppo. Vuoi dire a questo aguzzino di raccomandarsi l'anima a Dio? Non posso. Perché? Sto raccomandando l'anima mia. Mi deludi, Sancho. Farò senza il tuo aiuto. Bravo, bravo! Siete stato formidabile! Hai visto? Al servizio della giustizia si è sempre vincitori. È vero, è vero! Un applauso al cavaliere! Basta! Smettetela di osannarmi! I paladini della libertà non cercano facili applausi. Cercano rogna. Che dici, Sancho? Dico che potevate fare a meno di liberarli. Prima, dopo, catene, non catene. Questi delinquenti lo sono a prescindere. Fortuna che è andata bene. Andrà sempre bene ora che sono stato investito cavaliere. Ah già, dall'oste duca. Ehi, su voi! Prendete le vostre catene e seguitemi. Vi porterò io dal giudice. Dal giudice? Che ha detto? Ma che dice questo? È matto! Cavaliere, li avete contati. Temi che qualcuno scappi? Che scappare? Sono in 12 e noi solo 2. Hai paura? Un po'. E se pensi che ti sono vicino io? Un po' di più. Fate come vi ho comandato! Vi ho messo in condizione di affrontare la giustizia come uomini liberi, non di sottrarvi ad essa. Sentite, voi ci avete liberato e noi ce lo ricordiamo. Ma se non ve ne andate, noi ce lo dimentichiamo. Che modi sono questi? Devo intenderla come una minaccia? No, vi meniamo. Se non ve ne andate subito, vi meniamo! Sì! Facciamo vedere noi! Ancora un passo in avanti, cialtroni, e vi farò vedere chi è Don Chisciotte della Mancia!
e faccelo vedere, sbruffone! Sbruffone matto! Matto, sì! È vero, è matto da legare! Te lo dico io che lo conosco bene! Tu cuoco, Sancho, scudiero mio! Mi dispiace, non sono né cuoco e né scudiero! Questi signori farabutti hanno ragione, siete un pazzo pericoloso! Ah. Grazie, grazie a tutti. Lui ha liberato voi, voi avete liberato me. Questo pazzo mi portava al manicomio. E adesso che fai? Vieni con noi. Volentieri, voi da che parte andate? Di qua. Io vado di là. Torno a casa, i bambini mi aspettano. Peccato, saresti stato bene con noi. Altro che, io con i delinquenti mi diverto. Sarà per un'altra volta, addio. Addio. Addio, addio. Coraggio, padrone, l'abbiamo scampata bella. Come osi tornare accanto a me, sciagurato traditore? L'ho fatto per trucco. Se non mi mettevo dalla loro parte, ci strafottevano di botte e legavano pure me. Poi che ci sceglieva? Morivamo incatenati, eh? Hai osato chiamarmi pazzo pericoloso. Sì, è vero, vi ho chiamato pericoloso per modo di dire, pazzo per modo di fare. Bene, per questa volta ti perdono, ma non proferire più simili insulti. Giammai, padrone. L'ho fatto solo per il vostro bene. Il mio bene è nella pugna. Sì, ma pugna di qua, pugna di là. Pugna oggi, pugna domani, va a finire che ci faranno un grugno quanto un'ora di notte. Ai! Sì! Ai! 17! Basta! 18. Basta! 19. Perdonatemi, padrone! Non io ho una più. Parola sola, brutto bastardo! Ho detto 50 nervate e 50 nervate saranno! Senti! Ah. 23, 24 volte tu sia maledetto, dannato bestione. L'avete con me? E chi può essere il dannato bestione? Sbaglio o cercate la lite? Mi sbagliate. Non si sbaglia. E già la sua arroganza fa aumentare il prurito alle mie mani. Volete una grattatina? Sciogli immediatamente quell'imberbe fanciullino. Non ho capito bene, volete ripetere? Hai capito? Disgrazia! Allora, che ha fatto il fanciullino per meritare una pena così severa? Ecco, signore, quel ragazzo guarda le mie pecore, ma ogni giorno me ne perde una. Non è vero, signore. Egli mi frusta perché gli ho chiesto il mio salario. Mi deve pagare 9 mesi a 7 scudi al mese. È vero? Ma forse sì, non so. I mesi non me li ricordo. Ma lui non vi dice delle scarpe che gli ho regalato e delle pecore perdute? Ah, bugie, signore. Tutte bugie per non pagarmi il salario. 7 scudi per 9 mesi, 63 scudi. Se ti è cara la vita, scioglilo e paga. Subito, signore. Ai vostri comandi. Ai vostri ordini. Ma qui denari non ne ho. Bisogna che il ragazzo venga con me a casa mia e io lo pagherò. A andare con lui a casa sua? Ma non ci penso nemmeno. Io ho paura. Vai tranquillo, fanciullino. Il tuo padrone ha più paura di te. Verissimo. Mi guarderò bene da suscitare l'ira del cavaliere. Per la tua pace mantieni l'impegno e paga il salario al tuo garzone. Te lo consiglia il cavaliere Don Chisciotte della Mancia, che combatte i soprusi e addrizza i torti. Andiamo, Sancho. La mia missione è compiuta. Su, vieni, fanciullino. Voglio fare contento quel signore che combatte i soprusi e addrizza i torti. Ah, bravo, signor padrone, bravo. Fate bene a rispettare gli ordini di quel cavaliere. Che Dio lo conservi per almeno 100 anni. Altrimenti viene qua a farvela pagare. Ma certo, lo dico anch'io. Anzi, voglio aumentare il tuo compenso. Grazie. Invece di 63 scudi, ti darò 100 scudi sciate. Ah, voglio scorticare vivo. Pietà, padrone! Non mi scorticare! Maledetto quel cavaliere! Cominci a capire a che serve la cavalleria? Senza di me quel povero fanciullino non avrebbe preso il suo giusto salario e chissà quante altre bastonate avrebbe ricevuto. È vero, speriamo che vi arrivano tutte le benedizioni che vi sta mandando. Oh! Che è successo? Niente, o il fanciullino è un ingrato o il 17 è venuto 71. Maledizione, vi sono arrivate. Hai detto bene, Albi Folco non è andato giù di pagare al suo garzone il dovuto salario. Già, a proposito di giusto salario, mangiamo un bocconcino e facciamo 4 chiacchiere. Chiacchiera pure, ci rifocilleremo la prima taverna. E quando ci arrivate, se vi reggete in piedi per scommessa, sedetevi là, io intanto apparecchio. Mangiate, cavaliere.
vedo che ti sei portato le provviste da casa. Che casa? Le ho prese alla taverna. Ti rimborserò della spesa. Non potete. Perché? Dovrei darvi due schiaffi. Testa sotto, eccoli in aria. Ma a quali scurrilità ti abbandoni? Voi mi avete abbandonato. Se non cadevo sull'asino, a quest'ora volerei ancora sulla coperta. Piuttosto, ora che siete stato investito, cavaliere, vogliamo parlare del mio salario. È giusto. Ogni scudiere ha diritto alla sua mercede. Chiedi e ti sarà concesso. Facciamo 15 scudi la settimana? Così poco? Anche 50, fate voi. Ti darò un castello, una regione e il governo di un'isola. Grazie, mio signore, anche a nome della mia famiglia. E quando mi ridarete? Quando le cose mi andranno bene. Allora mai! Uomo di poca fede, vedrai a quali conquiste ti condurrò. Ritornerai a casa ricco, nobile e potente. Se le cose vi andranno bene. Si intende. E se vi andranno male? Moriremo eroicamente. Morirete. Voi siete cavalieri, io scudiero sono. Che c'è? Muoio! Muoio! Di già! Grazie. È stato l'ovetto che ho ingurgitato da te. I sei ovetti che vi siete strafogato. Non avresti un po' di vino? Maledizione, non l'ho preso. Ed è finita pure l'acqua. Non ti disperare, so resistere alla sete. Mi dispero per me, che non so resistere. Stai tranquillo, strada facendo troveremo l'acqua. Si trova sempre una polla. Una fagiana, una lepra, l'importante è l'acqua. Quindi la polla? Dopo l'acqua tutto quello che volete. Terra. Da qui proveniva il fruscio che abbiamo sentito. Ci deve essere una sorgente d'acqua. Il fruscio l'abbiamo sentito, ma l'acqua non si vede. L'acqua, come la verità, il più delle volte scorre sotto sotto. Siete sicuro? Sicurissimo. Qui c'è una polla. Dov'è? Cercala e la troverai. Ma l'acqua! Ti ho detto, cerca la polla. Ma questo è proprio matto. Stiamo morendo di sete e mi fa cercare la polla. Perché fai quel verso? Per richiamare la polla. Cosa intendi per polla? La femmina del pollo. Mio Sancho, la polla è una sorgente d'acqua. E là vedo qualcosa. Deve essere proprio quella. Vado. Cavaliere, qui c'è una pelle. Di polla? Sì, fatta da pelle, figlio da pollo. Siamo di fronte a un nuovo incantesimo, Sancho. Ci hanno otturato la polla. Con la pelle. Ma questa terra è stata rimossa di fresco. Ma allora è stato il mago Frescone. Non aver paura, ti proteggo io. Tirala fuori. Spellala. La spello. Un forziere, se pieno di quello che penso io. Illuso! Vuoi sapere che c'è qui dentro? Apri, vedrai se non c'è un serpente velenoso. Ora vedo. Altro che serpente velenoso. C'è una fortuna, un tesoro. Stregoneria raffinata. I maghi vogliono provare la mia debolezza. Ma che provare? Anche i maghi sanno che siete debole di costituzione. Guarda, incredulo. Io prendo questa moneta d'oro e la stringo in pugno e quando lo riaprirò sarà diventata fango. Che è un gioco di prestigio. Opera di magia. I maghi, le streghe, i giganti, i geni del male vogliono ridere alle mie spalle. Ma io l'ho detto prima e tu li sentirai ridere. Ridete, streghe, ridete, maghi, ridete pure. Cavaliere, qua non ride nessuno. E questo è sempre oro. E quelli sono oggetti preziosi. Siamo ricchi, Don Chisciotte. Siamo ricchi. Cosa intendi dire? Ci vendiamo il tesoro, ce ne andiamo a casa e ce lo dividiamo. Non fia mai!
Se non è opera di stregoneria, questo tesoro avrà un legittimo proprietario. Sconosciuto, assente, incurante. Come lo troviamo col tamburino? Bram, bla, bla, bram, bla, bla, bram, bla, 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 bram, bla, bla, bram, bla, bla, bram, bla, 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 bla. Dunque, signori, abbiamo trovato un tesoro. Chiunque lo avesse smarrito, sotterrato, si presenti al cavaliere Don Chisciotte della Mancia che glielo consegnerà. Va bene così. È una buona idea. E si presentano in 2000. Anche questo è vero. Allora non ci rimane altro che prendere questa roba e consegnarla alle guardie. Saranno le guardie a trovare il legittimo proprietario. Avete una testa? Testa di cavaliere errante. Raccogli questa roba e mettiamoci in cammino. Senza nemmeno riposarci. Per compiere il proprio dovere il riposo non cale. Può anche non calare, ma uno si riposa e intanto riflette. Ci pensa, ci ripensa. Basta, Sancho! Il paese più vicino è a 3 miglia. Fai quello che ti ho detto. Oh, Dulcinea del Toboso, mia signora e padrona, in nome della cavalleria nella quale ignoto milito... Si è trovato il milito ignoto. A te dedico questo mio umile gesto di onestà. Glielo farei un gesto. Ecco le guardie di ronda. Questi nostri amici tutore dell'ordine pongono fine alla mia nobile missione. Consegnato il tesoro al loro comandante, continuerò ad errare. Errare humanum est, dice il padre curato. Ma voi errate a est, a sud, a ovest. Siete diabolico e recidivo. Alti in nome della legge. Se portate armi, deponetele. Se siete forestieri, mostrate le vostre carte. Andiamo con ordine, signora guardia. Chiedere a un forestiero le carte nel vostro diritto, ma pretendere che un cavaliere deponga le armi è un insulto che non potrei tollerare. Ehi, dico, avete bevuto? Magari, la bolla non c'era. Da dove venite? Chi erra non sa i nomi della terra. E dove andate? Gli erranti vanno dritto e sempre avanti. E invece questa volta girate a sinistra, perché vi porterò dritto in caserma. Con piacere, eravamo diretti proprio là. Vedo che siete arrendevole. Su, da bravo, consegnate le armi. Basta, cialtrone, mi hai offeso per la seconda volta. Prendetelo! Ecco fatto,
andiamo, cavaliere. Venite. Mi sorge un dubbio. Dunque, voi avete trovato questo forziere pieno d'oro e di gemme e buoni buoni venivate a consegnarmelo. È così, vero? Io ho dato la mia parola di cavaliere. E allora perché avete aggredito le mie guardie? Volevano disarmarlo. Volevano disarmarlo? Obbedivano alla legge della polizia. E io ho obbedito alla legge della cavalleria. Basta! Voi mentite per la gola. Se non fossi legato vi avrei fatto ingoiare questo insulto. Mi pagherete questo affronto? Gli pagherete? Continua? Non glielo pagherete. Voi siete due ladri e forse due assassini. Badate a voi. Zitto, altrimenti vi gonfia di sganazzoni. Anzi, ci gonfia. Sorpresi dalla ronda, volevate scappare, eh? Ma vi è andata male. La colpa è di questo sprovveduto. C'era buio. Silenzio! Per il momento vi sbatto in prigione. Ma appena avrò trovato il padrone della rifurtiva e questi vi avrà riconosciuto, allora vi farò penzolare da una forca. Spero che lo troviate presto per potervi sbugiardare. Sono un cavaliere senza macchia. Sono uno scudiere tutto zozzo. Portateli dentro! Visto che si guadagna ad essere onesti. Taci, la verità e la giustizia trionfano sempre. Infatti, per premio ci mandano in villeggiatura. Signor Capitano, signor Capitano, sono stato rapinato, signor Capitano, aggredito e rapinato. Calmatevi, calmatevi. Portavo dalla mia villa al mio castello molti scudi d'oro e tutti i gioielli di famiglia in un forziere. È arrivato il padrone del tesoro. Meno male, così ci fa liberare. Su, continuate, continuate. Ecco, ecco, io mi sento male. Mi sento male al solo pensarci. Quando a pochi metri dal paese sono stato aggredito e rapinato. È questo il forziere? Sì, è questo. Ma nell'agitazione non l'avevo riconosciuto. È questo. Controllate se c'è tutto. Sì, c'è tutto. E sapreste riconoscere i vostri rapinatori? Sicuro, uno era basso, brutto e sul somaro. Potresti essere tu. L'altro era lungo, secco, buffo, armato e a cavallo. Potreste essere voi. Ah, sono loro, li ho presi. Venite a vederli. Sì. Oddio, di che paventi, non siamo stati noi. Lo so, ma io con voi pavento sempre. Li riconoscete? Altro che, sono proprio loro. Ma chi? Ma che dici? Se non l'abbiamo mai visto e conosciuto. Io t'ammazzo, mentitore. Ho paura, posso andare? Sì, andate, andate. Lo calmerò io, questo energumeno. Signor Capitano, posso parlare io che non sono energumeno? Parla. Tanto io domani mattina vi impicco. E fate male, perché noi siamo innocenti. Scommetto il mio asino che state prendendo un granchio. Ah, sì? E io scommetto le insegne del mio grado, che ho visto giusto. E allora siete guercio, strabico e catarrattico. Dov'è? Dov'è il capitano? Eccellenza. Capitano! Gli ordini, eccellenza. Arrestate quest'uomo. È un ladro, un delinquente. L'ho colto con la refurtiva in mano. Perdonate, eccellentissimo signor sindaco, ma il forziere e l'ora tarda vi hanno tratto in inganno. Che farneticate? Il tesoro è suo. E questi due glielo hanno rubato. Trovato, non rubato. È stupidamente consegnato. Tacete, disgraziati! Disgraziato siete voi. Vi arrestate gli onesti e consegnate una fortuna al primo delinquente che vi capita. Ma lo avete guardato in faccia? Questo forziere è mio, ed è lui che me l'ha rubato. L'ho riconosciuto dalla cicatrice. Liberate subito questi galantuomini. E com'è vero che sono l'alcade di questa città, vi farò degradare. Imbecille! Vedi, Sancho, la verità trionfa sempre. Sì, ma l'onestà fa passare l'anima dei guai. Thank you.
Cavaliere, dove andiamo? Chetati, Sancho, sto pensando. Se avete finito di pensare, mi volete spiegare perché ci siamo fermati ai piedi di questa montagna? Per una mia necessità, per un mio bisogno. Quando è così, fate i vostri comodi. Dove vai? Vi aspetto nel bosco. Non puoi lasciarmi, devi assistere. Eh no, io non assisto a certe cose, fatele da solo. È un atto grande. Appunto. Grandissimo. La vedi questa montagna? Ancora più grande. E ce la fate, magro come siete? I cavalieri devono saper fare certe prodezze. Chiamate le prodezze. Tutto però dipende dalla tua diligenza. Dalla mia diligenza? Sì, perché se torni presto da dove ti manderò, finiranno le mie pene e incomincerà la mia gloria. Vado e torno quando volete. Che finiscano le vostre pene, sono d'accordo. Ma che incominci la vostra gloria, ho i miei dubbi. Dubiti perché non sai ciò che voglio fare. Io credo di averlo capito, ma con voi non si sa mai. Sono venuto in questo sito solitario perché ho il bisogno, la necessità di diventare pazzo. Ah, se per questo non dovete sforzarvi molto. E no, devo fare cose eccezionali, cose da restar famose. Cose da pazzi? Appunto. Voglio fare il disperato, l'insensato, il furioso, come Amadigi di Gaula, che per essere stato disprezzato da donna Oriana, andata sposa a un signorotto, si mise a spaccar giganti. Uccidere draghi, sbaragliare eserciti, come il Prodorlando che, tradito dalla bella Angelica, incendiò capanne, abbatté case, diverse alberi. Tutti cornuti questi cavalieri. Sfortunati l'amore, Sancho. Loro? Ma voi lo sapevate che donna Dulcinea era sposata? Che vi ha fatto? Nulla. Allora perché ha aggravato il vostro cervello? Perché Dulcinea possa dire, se per amore mio ha fatto questo a sangue freddo, cosa non farebbe a sangue caldo? Ma, e chi gliele racconterà le vostre pazzie? Tu. Mi mandate a casa? Sì, quando avrai visto alcune mie folli gesta che riferirai. E che devo vedere più di quello che ho visto? Vedrai, vedrai! E va bene, sbrigatevi, non vedo l'ora di riabbracciare moglie e figli. Fatemi vedere. Piano con le zuccate, o vi spaccherete la testa. È la mia testa che spacca le montagne. Smetterò quando avrò ridotto in briciole questo monte. È così quando parto. Va bene, lo demolirò durante la tua assenza. Intanto sradicherò qualche albero. Lasciate perdere, padrone, altrimenti una puntina d'ernia non ve la leva nessuno. Ma io devo sradicarlo, capisci? Devo! Altrimenti cosa racconterai alla mia amata? Le dirò che avete sradicato una foresta, spianato una montagna, distrutto un esercito. Quando è così mi sta bene. Ti scriverò una missiva per il mio sommo bene e poi andrai. Sancho, sì? Il fabbisogno per scrivere. Subito. Nobilissima e pregiata Dulcinea. Il ferito dalle punte della lontananza e piagato dai dardi del cuore ti augura quella salute che egli più non ha. Se la tua beltade mi disdegna, se il tuo disprezzo alimenta la mia angoscia, mai potrei sostenermi in questa afflizione forte e prolungata. Il mio buon scudiero Sancho ti dirà dello stato in cui, per causa tua, ridotto mi vedo. Se ti piacesse soccorrermi, sono tuo. Altrimenti metterò fine ai miei giorni. Ah!
vai! Il tuo strillo mi ha rotto il filo del mio pensiero, quindi chiudo. Bravo! Tuo fino alla morte, Don Chisciotte della Mancia, il cavaliere della triste figura. Complimenti, avete una bella testa. Vai ortunque e torna entro quattro lune. Due per il viaggio, due per la missione. Vado e torno. Quando tornerai troverai la montagna spianata e l'uliveto divelto. Sancho, dove vai? Eh? Il paese dall'altra parte. Torna indietro. E ancora Don Chisciotte non ritorna. A quanto pare la fiammata dei libri non è servita a niente. Nemmeno le mie preghiere, purtroppo. Oh. Eccoli! Sono tornati! Don Chisciotte! Sancho Panza! Ehi, Sancho! Buongiorno, Don Pietro. Dov'è tuo padrone? Sta facendo il pazzo. Questo lo sapevamo, ma dov'è? Non ve lo posso dire, gliel'ho promesso. Ma non possiamo aiutarlo, allora. Lo sai che i pazzi vanno aiutati? No, questa volta lo sta facendo volontario. Come Orlando a Parigi. Oh, è arrivato in Francia? No, il Prodi a Parigi. L'altro cavaliere errante. Ah, il Prodi a Medici di Gallo. Quello. E tu? Tu hai abbandonato il tuo padrone. No, mai, fedele scudiero sono. Mi ha mandato in licenza premio. Non vuoi dirlo nemmeno al tuo confessore. Farei peccato, sono sotto giuramento. Cavalleria docette. Forse ho una mezza idea. E anche mezza barba. Adesso mi fai tutta la barba e verrà forse tutta l'idea. Ah sì? Quale, quale? Abbiamo fame. State buoni, vi sto facendo le pizze. Sempre le pizze. Avete ragione. E se non torna quel disgraziato di vostro padre, non vi posso dare più neppure queste. È finita la farina. Io voglio la minestra. E come te la faccio, creatura mia? Senza fagioli, senza olio. Ma quando torna, papà? Eccolo, papà. Papà è tornato. Come osi, donna, prendere a pizza in faccia il tuo signore padrone? Questo è niente, mascalzone, farabutto, disgraziato, padre snaturato, assassino! Oh, sposo mio adorato! Tira fuori gli altri, tira fuori gli altri. Non ce n'ho più, e ora lasciami baciare i bambini, eh? Franceschino, bello di papà. Pedrito, amore mio. Nella. Come sei cresciuta durante la mia assenza. E pensare che potrebbe diventare una principessa. E questi due principi ereditari. Cosa stai dicendo? Dopo ti spiegherò. Ed ora è andata a comprare qualcosa da mangiare. Del vino, del formaggio, della frutta, delle uova e delle noci. Ah, le noci no. Manca la testa del cavaliere. Andate, andate. Bello lo sposo mio. Cominciati a spogliare che ti preparo la bagnarola. Ho capito, non c'è bisogno che mi spogli. Non ce n'ho più. Bravo, però il bagno te lo fai lo stesso. Ti giuro che non ce n'ho più. Sì, ti credo, ma sei zozzo da morire. Va bene, il bagno lo farò. Ma prima devo fare una commissione per Don Chisciotte. A proposito, come sta? Benissimo, è più matto di prima. Meno male che l'hai lasciato. Ma che lasciato? Devo tornare. Quello mi regala un castello, un terreno, mi fa governatore di un'isola e magari mi nomina re. Allora io divento regina. Sì, ma siccome la lettera non la trovo, quel pazzo m'ammazza e diventi la vedova di uno scudiero. Quale lettera? Quella che dovevo consegnare a Dulcinea del Toboso. Oddio, siamo rovinati. Aspetta un momento, tu una volta sapevi scrivere. So scrivere e far di conto. Allora prendilo a corrente e scrivi. Io la lettera la ricordo parola per parola. Scrivi. Nobilissima e sfregiata Dulcinea. Il ferito nelle piante per la lunga danza vi augura quella salute che gli è più nonna. Che belle parole. Poetico è. Scrivi. Se la tua beltade mi disdegna,
e se aumenta il prezzo della mia coscia, mai potrei sostenermi in questa posizione storta, un po' allungata. Il mio boscudiero Sancho... No, aspetta, non ho finito. Eh? Avanti. Il mio boscudiero Sancho ti dirà dello stato in cui, per casa tua, risotto mi vedo. Per casa tua, risotto mi vedo. Sarà pazzo Don Chisciotte, però con le donne ci sa fare. Scrivi. Se ti piacesse soccorrermi, sono tuo. Altrimenti metterò mine ai dintorni. Mettici un punto e virgola, un po' interrogativo. Perché? Perché non sono troppo sicuro. Tuo fino alla morte, Don Chisciotte della Mancia, il cavaliere che fa brutta figura. Quanto vi ho dimostrato? Ci basta, è soverchia. Però dovete portarlo a casa sano e salvo. Nemmeno una ferita. No, no, dovete soltanto stordirlo. Farò il possibile, ma qualche scalfittura me la dovete concedere. Oh, se gli uscisse un po' di sangue pazzo non sarebbe mica male. Tanto appena ritorna a quattro mignate gliela attacco. Allora d'accordo, datemi il denaro pattuito e io vi riporterò a casa Don Chisciotte. Ecco il denaro. Sì, però prima diteci qual è il vostro piano. Semplicissimo. Io mi fingo un signorotto tirannello. Mia moglie è una pulzella rapita e quando grida... Aida, Aida! Il cavaliere errante accorrerà in sua difesa, mi assalirà per liberare la pulzella e io... Gli metterò in mano le budella. No, le budella no! Mettetegli in mano un'altra cosa, per quanto abbiamo parlato di scalfiture, E va bene. Ditemi almeno dove lo posso trovare. Non lo sappiamo. Ah, sarà facilissimo trovarlo, basta seguire il suo scudiero Sancho Panza. San Giorgio, cavaliere nostro santo e padrono, ti prego uno, fammela battere almeno uno. In verità volevo abbatterlo con più nobile mezzo, comunque grazie. Saluta cavaliere! Bentornato Sancho, hai consegnato il mio messaggio a Madonna Dulcinea? Sì signore, l'ho consegnato. Tu l'hai vista? Sì. Bellissima, meravigliosa, abbiamo anche parlato. Che ti ha detto? Che è innamoratissima, che non può starvi lontano e vuole che torniate a casa. Che hai fatto, Sancho? Hai rovinato tutto. Io? Non dovevi avvicinarla. E come le consegnavo il messaggio? Non dovevi farla parlare. L'imbavagliavo. Perché continuo a mentire, tu non l'hai vista, non le hai parlato. Sì, è vero, l'ho cercata ma non l'ho trovata. Non potevi trovarla, nessuno può trovarla. Per forza, senza indirizzo. La tua povera bugia ha contaminato il mio ideale. Sei riuscito a vederla, a parlarle. Se vi ho detto che non l'ho trovata, come l'ho contaminata? Non puoi capire, Dulcinea non esiste. Essa vive solo nella mia fantasia. E tu te ne sei fatta un'immagine, togliendomene una parte. Se è vero quello che dite, ve la restituisco. Un sogno non si restituisce né tutto né in parte. Bisogna dire la verità, Sancho, sempre, per non fare del male agli altri. Hai sentito? Sì. Una donna è in pericolo. Dobbiamo accorrere. Accorrete. E tu non accorri? Occorre che accorre. Occorre. Accorriamo. Lasciatemi! Non vi voglio! Non sarò mai vostra! Lasciatemi! Non vi voglio! Non sarò mai vostra! Messere! Lasciate subito quella donzella. Chi siete voi per darmi degli ordini? Il cavaliere Don Chisciotte della Mancia. E io il marchese dell'Uomo d'Arme. Dovete uccidermi per liberare questa donna. È quello che farò.
spaventate, ve lo ammazzo in 4 e 48. Sono sceso. Cavaliere! Cavaliere! Mi raccomando, piano, se no l'ammazzo. L'ammazzo sì, mi antipatico. Nobile donzella. Delinquente, assassino! Fino a ripagati i miei sorrisi! T'ammazzo io, assassino! Cavaliere, difendetevi, questa l'ammazzo sul serio! Non posso, un cavaliere non colpisce una donna nemmeno con un fiore! Allora ci penso io! Fermo! Uno scudiere non alza le mani su una donna! Cavaliere, questa donna si sderena! Se non possiamo difenderci, perlomeno scappiamo! Questo è possibile! La donna che le mani sa menare, persino un cavaliere può scappare! Ti prego, parla, dimmi qualcosa. Incredibile. Il popolo si ribella, scende in piazza, caccia un governatore che faceva i nostri interessi. E manda proprio noi a chiedere al re un governatore che faccia i suoi interessi. Il popolo è fesso. Però ci ha messo nei guai. Questa volta il re manderà un governatore che tasserà e tartasserà pure noi. Il popolo è fesso e voi siete ancora più fessi. Come sarebbe? Ma volete andare davvero dal re? E come torniamo? Senza governatore? A noi serve un fantoccio. E al popolo un uomo della provvidenza. Un fantoccio si trova sempre. E chi ce lo dà? La provvidenza. Scusate, eccellenza, ma i cavalli non ce la facevano più. Falli subito cambiare. Noi consumiamo un piccolo ristoro e appena pronti ripartiamo. Eccellenze nella mia povera locanda. Vogliono delle stanze? No, portaci da bere e da mangiare. Bene, da questa parte. Via, 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 via. Maria? Prego, prego. Se permettono, penso io, vi servirò il meglio della mia cucina. Fate voi. Grazie. Basta, Sancho. È ora di riprendere il nostro glorioso cammino. Lasciando tutto questo ben di Dio. Oste! Con permesso. I signori sono rimasti contenti. Abbastanza, mio buon locandiere. Chi vi ringrazia è il cavaliere Don Chisciotte della Mancia con il suo scudiero Sancho Panza. Troppo buoni, onoratissimo. Il conto è di 10 scudi. Quale conto? Di quello che avete mangiato. Non è caro, non è caro. Datemene 9 e non se ne parli più. Io non vi do niente. E perché? Perché i cavalieri erranti vengono ospitati e rifocillati in cambio dell'onore che essi... Io del vostro onore me ne stropiccio! Voglio i miei 9 scudi! Pagate, cavaliere, che è meglio. Non posso, verrei meno alle regole della cavalleria. Per una volta fatelo sdregolato. Io sto aspettando. E invecchierete con quella mano tesa. E poi, anche se volessi, non potrei. Non ho denaro. Ci restiamo un altro ballo con la coperta. Voi vi sedete a mangiare senza avere il becco di un quattrino?
Quest'uomo non conosce le regole della cavalleria. Quest'uomo conosce le regole dell'osteria. Largo, fate largo a Don Chisciotte. Che largo è largo. Fermi! Fermi! Come vi permettete di alzare le mani sul cavaliere Don Chisciotte della Mancia, che è nel cuore del re di Spagna? Prendi e spalisci. Vi sono molto grato, signore. Il vostro intervento ha evitato una strage. Chi è? Se può... Avanti. Ah. Se non sbaglio, mentre mi trovavo nella calca... Noi siamo sempre nella calca. Vi ho sentito dire che sono nel cuore del re di Spagna. Ed è la verità. L'eco delle vostre eroiche gesta è giunta fino al sovrano. E noi vi cercavamo per affidarvi una grande missione. Sempre pronto per il re e per la Spagna. Basta che se magna. Eccellenze, la carrozza è pronta. Vogliamo andare? Sancho, scudo e lancia. Prego, eccellenza. Accomodatevi. Non prima di sua signoria. Dopo di voi, Madonna. Torniamo indietro, Alonso. Prego. Ritrovateci. Volete degnarvi, signore, di mettermi al corrente di questa grande missione che intendete affidarmi? Beh, più che una missione, è un incarico. Una carica? Il re vi ha offerto il governo dell'isola di Las Palmas. Ringraziate Sua Maestà da parte mia, ma... Ma? 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 Non posso accettare. Un cavaliere errante non assume cariche di governo. Nemmeno per una volta? Mai. Tutt'al più. Tutt'al più? Tutt'al più? Tutt'al più? Potrei passare l'incarico al mio scudiero. Quello? Ma non ci sembra l'altezza. L'altezza la danno i paludamenti e la sedia su cui un uomo siede. Naturalmente gli farò da consigliere io. Così va bene. Ferma! Ferma! Fai scendere il governatore. Quale governatore? Quel signore che ha cassetta. Vogliono voi. Salga, governatore. Dov'è? Dice a te, illustrissimo. Illustrissimo, governatore, a me, ma che deve? È arrivato il momento della mercede, sali. Qui accanto a me, eccellenza. E quello sarebbe un governatore? Viaggerà in incognito.
ce l'hanno con me. Ti osannano. Non vedi il tripudio? No. Dov'è? Tripudiano per te. Ringrazio, ringrazio. Grazie, grazie. È così quando mi sento. Ringrazio con le mani, così. Così non mi vedono, c'è il balcone. In alto, agitalo in alto. Discorso, 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 discorso. Che vogliono? Il discorso che ti ho fatto imparare a memoria. Ah. Popolo, bene amato. Io sono un uomo di poche parole. I fatti sono quelli che contano. Uno, due, tre, quattro, cinque e magari fino a dieci. Non improvvisare, attieniti. E questi fatti si chiamano pane, giustizia e lavoro. Governatore! Eh? E la libertà! Ce l'hai! Altrimenti invece di stare qui, stavi in galera. La giustizia l'amministrerò da me medesimo. E darò a Cesare quello che è di Cesare e a Filippo quello che è di Filippo. Attieniti. Mi sto tenendo. Attieniti al discorso e vai alla chiusa. Me ne vado e lascio il discorso a metà. No, concludi. Concludo questo mio discorso promettendovi il disgravio delle tasse per i poveri e l'aggravio per i ricchi! Cominciamo bene con questo consigliere. Ringrazia, ringrazia con le mani e rientra. Pace bene! Pace bene! Pace bene! Che ne dici del nuovo governatore? Per me sul balcone sono tutti uguali. Stringi, stringi ha detto le medesime cose di quello che c'era prima. Eh già, cambiano gli uomini ma la musica rimane sempre la stessa. Sentiremo come suona la sua prima udienza. L'udienza è aperta! Pedro Merinos contro Alfonso de Cordoba. Che devo fare? Invitali a parlare. Parlate, signor governatore. Parlo io. Eccellentissimo governatore, questo mio mezzadro a conti fatti pretende 50 scudi che gli ho già dato. Non me l'ha dato. Sì, glieli ho dati. Te li ho dati. Basta. Consigliere, consigliatemi. Gliel'ha dati o non gliel'ha dati? Non lo so, è un giudizio salomonico. Che Salomone mi aiuti. Eccellenza, per togliervi ogni dubbio, sono pronto a giurare. Anch'io sono pronto a giurare. Non vale, l'ha detto prima lui. Giurate. Leggi. Giuro che ho dato i 50 scudi nelle sue mani. Ora puoi giurare anche tu. A che serve? Non sarei mai creduto di fronte a un nobile che ha giurato. Quest'uomo è sincero. Ma quello ha giurato. Sarà. Volete ripetere il giuramento? Di buon grado. Reggi, giuro che ho consegnato i 50 scudi nelle sue mani. Giuro. Mm.
Prendi i tuoi 50 scudi. Guardie, arrestatelo. Ah, non potete arrestarmi, sono un nobile. Di fuori, di dentro. Portatelo via. No, non potete, non potete. Troppo astuto il bifolco. Non è lui, è il consigliere. Puoi firmare. Puoi firmare. Scusate, eccellenza, dovete apporre nome e cognome. Ah, già. Ecco. È analfabeta. Questa non la firmare, è una cosa sporca. È vero, c'è la macchia. Non è per questo, è una legge ai danni del popolo. Ho capito. Questa non la firmo. E perché, eccellenza? È perché ho la mano stanca e poi ho fame. È possibile che io non debba mangiare per governare, mentre gli altri governano per mangiare. Consigliere, a tavola. La mia dieta comincia a funzionare. Ve lo indebolirò al punto da poterne fare ciò che volete. Già gli si stanca la mano al solo firmare. Imbecille, non crederete che non abbia firmato per la vostra dieta? Quel maledetto Don Chisciotte. Dobbiamo togliercelo subito dai piedi. No, il fagiano no. E perché? Rovina il fegato, ve l'ho già detto. No, la pernice no. Omnis saturatio mala, perdicis autempessima. Ma che pessime, buonissime sono. No, ogni digestione è cattiva, ma di pernice è pessima. No. Mm. No. Ma allora io che mangio? Sorbirete un salutare brodino. Sempre brodino, sempre brodino. Governatore, non bere col rumore. Cavaliere, io bevo col succhio e col risucchio. Adesso siete contento? Io? Lo faccio per il vostro bene, per la vostra salute. Alla mia salute ci ho sempre pensato io. Prima. Adesso la vostra salute appartiene al popolo. Ma il mio stomaco si ribella, ha fame. Anche la vostra fame appartiene al popolo. Non gli basta quella che ha. Tu da bravo, andiamo. Mangiatelo, vecchio. No, l'ovetto questa sera non lo voglio. Mangiatelo, vecchio. Non lo voglio. Prendilo, l'ovetto ti nutre e ti mantiene leggero. E infatti sono diventato leggerissimo, fra poco volo. Governatore, quel rumore. Io lo mangio con la goccia e la capoccia. E ora posso mangiare tutta la frutta che voglio. No, soltanto una mela. Una mela al giorno allontana il medico. Ma allora con tutte quelle mele di notte, chissà dove arriva. Che c'è? Che succede? Succede che sono il governatore e mangio tutto quello che mi pare. Buonanotte, vado a mangiare in camera mia. È un po' nervosetto, dovete capirlo. L'emozione, il peso del governo. A proposito di governo, noi avremmo urgente bisogno di parlarvi. Vogliamo accomodarci di là. Dove vi aggrada? Temo che questa volta il governatore non si salverà dall'indigestione. Si salverà, si salverà. Il sonnifero che gli metto sempre nel brodo lo farà crollare prima di aver toccato cibo. Almeno secondo me. Sì, lasciatemelo dire, Don Chisciotte. Noi abbiamo abusato anche troppo della vostra generosa cortesia. Il governatore, grazie a voi, ormai sa il fatto suo.
e con la nostra modesta collaborazione può continuare da solo. Credete che non abbia più bisogno di me? Sì, sì, potete andarvene. Sì, dovete riprendere il vostro nobile errare a difesa dei deboli, degli oppressi. La vita comoda e gli ozi forzati vi ridurrebbero alla stregua di un cavaliere di corte. Non fia mai! Il cavaliere Don Chisciotte non sarà mai un cortigiano. Bravo, bravo! Se io dovessi abbracciare la cavalleria non resterei in questo palazzo un minuto di più. Partirò domani, infatti, alle prime luci dell'alba. Allora ci salutiamo stasera, buon viaggio. E buona fortuna. Troverete il vostro cavallo già sellato, con armi e bagagli. Siete voi? Mi sono addormentato mentre stavo mangiando. Che fa andare a letto? Mi sono alzato adesso. È giorno. Ma allora ho dormito tutta la notte così? Sono venuto a salutarti, Sancho. Parto. Senza di me? Tu resti a governare l'isola che ti sei meritata. Io riprendo il cammino per il mondo. E mi lasciate solo? Chi mi legge le leggi se non so leggere? Qualcuno te le leggerà e il tuo buonsenso le saprà giudicare. Cavaliere, io mi sono affezionato a voi. No, no, Sancho. Nessuna debolezza. Sia il nostro un commiato da uomini. Sì, da uomini, ma senza commiato. Io vengo con voi. Non puoi. Hai assunto un dovere verso il popolo e io ho ballato per te. Allora devo restare. Per il re e per la Spagna. Anche per mia moglie, poveretta, se lo merita. Buona fortuna, signor governatore. Vi prego, per l'ultima volta, chiamatemi Sancho. Buona fortuna, mio buon Sancho. Ah, dimenticavo. Stai attento a quel che mangi e quel che bevi. Per l'indigestione? No, nel cibo ci può essere l'arsenico e nelle bevande il cianuro. Ah! E dormi sempre con un occhio aperto. C'è sempre un pugnale nell'ombra pronto a colpirti. Vengo con voi. Non puoi tornare indietro. Più in alto si sale, più rischi si corrono. Volevo solo avvertirti che la vita degli uomini potenti non è così facile come sembra. In ogni palazzo ci può essere una congiura. Ah, la congiura di palazzo. Tutto qui. E vi sembra poco? Addio, Sancho. E governa meglio che puoi. Addio, cavaliere. E cercate di errare il meno possibile. Finalmente se n'è andato. Senza quel rompiscatole fra i piedi possiamo riprendere il governo dell'isola. Proporrei un brindisi. Ben detto. Oh, questa è una buona idea. Si può allora dire che il vero governo comincia da oggi. E oggi il governatore firmerà quella legge messa da parte per colpa di Don Chisciotte. Già, la legge sulle nuove tasse. Gliela presenterò appena arriva. Al nuovo governo. Al vero governo. Al nostro governo. Buongiorno a tutti. Oh, buongiorno, governatore. Ben alzato, governatore. Signor governatore? Governatore. Si beve di prima mattina, signor Cerusico. Eh già, il vino fa buon sangue. Siete anemici? Aspettavamo giusto voi per brindare alle fortune dell'isola. Oh. Bevete. Insomma, volete bere? Prima bevete voi. Mai, sempre dopo di voi. Mi sorge un dubbio. Che gioco è questo? È un bel gioco se dura poco. Se poi dura, diventa seccatura. Al lavoro, al lavoro! Che c'è da fare questa mattina? Firmare questa legge. Di che cosa si tratta? Si tratta di una legge che assegna un fondo per i bambini bisognosi. Mi sta bene. Firmo subito. Ma questa è una congiura di palazzo.
Siete falsi, bugiardi e traditori. Che dite? Questa non è una legge a favore dei bambini bisognosi, ma contro il popolo. Non firmo. Allora sapevate leggere? No, ma come ha detto Don Chisciotte, questa è una cosa sporca. C'è la macchia. Ancora quel Don Chisciotte. Basta. È il momento di parlarci chiaro. Scudiero Sancho Panza, a che gioco giochiamo? Vogliamo rifare il gioco dei bicchieri? Bada, chi non è con noi è contro di noi. Questa frase non mi è nuova, ma che ci guadagno se mi metto dalla vostra parte? Ecco, questo è parlare. Una vita facile, onori e ricchezze. Mica male. Mi date 2 minuti per riflettere? Anche 10. Mi bastano 2 minuti per concentrarmi. Con permesso. Credete che accetterà? Perché non dovrebbe accettare? Gli abbiamo offerto il massimo. E se dicesse di no? Lo faremo arrestare. Fermi la sinistra! Arrestateli! Cavalieri! Sancho, tu qui. Siete contento? Sì e no. Perché hai lasciato il governo? Perché è successo tutto quello che avevate previsto voi. Volevano avvelenarmi. Volevano farmi firmare la legge con la macchia e mi hanno fatto la congiura di palazzo. Ti hanno scacciato? No, li ho mandati tutti in galera. E hai lasciato il popolo in balia di se stesso? No, adesso la balia arriva. Ho mandato un messaggero espresso dal re, dicendo urge governante con quegli affari. Bravo governatore. Non lo sono più. Chi è stato qualcuno resta sempre qualcuno. Lo sai adesso cosa ti aspetta? Con voi mi aspetto di tutto. Combattere. Contro chi? Contro quel vento. Cavaliere, ricominciamo con le pazzie. Non abbiamo mai smesso, mio buon amico. Da quando siamo nati combattiamo contro il vento. Sembra una pazzia, ma è una viva, grande, meravigliosa protesta. Carica! E dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni e del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata, la signora Fusco Francesca e il signor Merola Crescenzo. Ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato, vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie, specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Continuiamo a pregare per il Santo Padre, Papa Francesco, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria,
l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo, entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Maria ha detto il suo sì a Dio con decisione, con convinzione. Lei si è fidata di Dio, si è appoggiata totalmente a Lui. Contempliamo Maria e lasciamo che il nostro cuore si apra ad un sereno abbandono di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione. Facciamo un passo. A volte basta un piccolo gesto per cambiare una situazione e trasformare una lacrima in un sorriso. Gettiamo anche noi un seme di bontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia. Il cielo in una stalla, il Messia lungamente atteso, accolto da una povertà estrema. Qui sta l'imprevedibile di Dio. Questo bimbo segnerà per sempre la storia. Con lui inizia il nuovo mondo. Egli svelerà agli uomini il cuore di Dio e insegnerà loro a chiamarlo con il nome di Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Santa famiglia di Nazaret, aiutaci ad aprire la porta di casa al Signore. Illumina nuovamente di amore il volto dei genitori. Ridona il coraggio di educare nella fede, accompagnare nel cammino della preghiera e nel sostenere in ogni difficoltà. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria,
piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero gaudioso. Lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dopo 3 giorni, Maria e Giuseppe trovarono Gesù nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. 3 giorni di ricerca affannosa, di dubbi e di speranze. La vita e il cuore degli uomini si riflette nella storia di Maria e di Giuseppe. Ogni nostro affanno ed ogni nostra preoccupazione li affidiamo a loro. Siano per tutti noi la nostra forza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del